La comunità di Surgusoni Cala è molto attaccata all'amore per la Madonna, ha un senso di devozione particolarmente spiccato. Qua in Santa Maria abbiamo un gruppo che lavora tutto l'anno per la parrocchia e questo è un periodo molto molto particolare. Iniziamo con la novena. I 9 giorni prima del giorno di Santa Maria si recita la novena, tutta la comunità, sia di Siurgus che di Donigala, recita il rosario alla Madonna di Montserrat ed è un insieme di lavori che durano anche più di una settimana, più di 9 giorni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Durante tutto l'anno in parrocchia sono sempre presenti le prioresse, sono tre, la prima, la seconda e la terza, che si danno manforte con il proprio gruppo di lavoro. Queste sono le principali persone che lavorano all'interno della parrocchia, sono persone quindi già scelte in precedenza. Abbiamo l'aiuto del comitato che si rinnova ogni anno. E generalmente persone che concorrono ai lavori che magari desiderano e si propongono per aiutarci. L'emozione più grande per me è quando apro la nicchia dove è custodita la statua lignea di Santa Maria, perché vedere lo sguardo della Madonna è qualcosa che ti lascia senza fiato ogni volta che lo vedi. È meraviglioso, ti riempie il cuore, è qualcosa di indescrivibile.
ognuno di noi, per un motivo o per un altro, ha qualcosa da chiedere, qualcosa per cui ringraziare, qualcosa per cui lodare la Madonna. Ritrovare nella piccolezza della Madonna la grandiosità di questa creatura che è la Madre di Dio. Quando incontri i suoi occhi e ti arrivano fino al cuore, quello è il momento solo tuo che vivi tu, ed è meraviglioso sentirlo dentro. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Secoli passati spesso si verificavano delle epidemie di peste, per cui la popolazione si rivolgeva a Santa Maria, in questo caso, perché eliminasse questa epidemia e riportasse un pochettino di salute nell'ambiente. E per questo venivano offerti dei ceri, che si chiamano appunto ceri votivi per questo motivo. Thank you.
Ceri di Nur di Doglianova sono legati intanto ad una leggenda che vuole uno sposo di Nurri che doveva appunto convolare a nozze con la fidanzata di Doglianova. Il giorno che è andato a prenderla trovano questa fidanzata morta, distesa nel letto, pronta per partecipare al matrimonio, ma comunque morta, con un biglietto lasciato per i parenti, in cui diceva che non se la sentiva di sposarsi perché era troppo devota al Signore, diciamo, per cui chiedeva che venisse messa in un carro e portata a Nurri, però dove questo carro si sarebbe fermato, lì si sarebbe dovuta erigere una chiesa. Il carro partì da Doglianova e si fermò a Donegala, ed ecco che la chiesa è stata costruita qui. La realtà invece è legata appunto alle epidemie di peste. Io penso che sia una particolarità di questo comune, perché noi sappiamo della storia dei candelieri di Sassari, di Nulvi, di Tiesi, credo, che però non hanno la stessa matrice, diciamo, almeno per quello che mi risulta. Ma una devozione così profonda, così sincera come quella di Sud Donegala, penso che non la troviamo da altre parti, anche se, diciamo, la festa di Santa Maria di Monserrat si festeggia in tanti altri paesi della Sardegna, ma non con questa tradizione dei ceri così come ce l'abbiamo noi. Thank you.
Con la processione che si snoda tra le strade del paese, entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Maria. È un momento di grande commozione e partecipazione, in cui i gruppi in costume provenienti dal circondario rendono omaggio alla Santa, scortandola lungo il percorso. Lo stretto connubio tra fede e tradizione si manifesta nei suoni, nei colori e nei profumi che caratterizzano questa fase dell'importante manifestazione religiosa. E se i cavalli con in groppa gli uomini nei loro abiti tradizionali conferiscono alla processione un fascino davvero particolare, i ceri continuano a rappresentare uno degli elementi caratterizzanti della processione. Persino Francesco Alziator, prendendo spunto proprio dalla particolarità dei ceri votivi portati in processione, parla di questo come di uno dei momenti più inediti della festa in onore di Santa Maria a Siorgus Donigala. Lo stesso Alziator descrive quei ceri sostenuti da una tracolla e portati da una sola persona, o issati su una barella e portati a spalla da quattro fedeli. Questi precedono un crocifisso a baldacchino, la croce astile della parrocchia e un simulacro della Vergine. In noi sole sta mortino, stai Gesù. Deo ti salvi Maria, piena de grazia, Signore con te. Benedicta sei tu in te, Dottus Feminas, benedicto è su frutes intranias tua, Gesù. Deo ti salvi Maria, piena de grazia, Signore con te. Thank you.
Maria.